Jimbo, buongiorno. È giovedì, senti, qui si prepara un burianone, sicché stiamo tranquilli e poi sistemiamo tutte le cose. Allora, iniziamo. Vai, Corriere della Sera, sparatoria nella base USA di Fort Hood. 4 morti e 16 feriti. Un altro pazzo di 35 anni ha sparato uccidendo 3 persone e ferendone altre 16 per poi suicidarsi. Si sarebbe trattato di una lite tra soldati poi degenerata. Certo, ragazzi, qui c'è un branco di cervelli da demolire, eh? Diamo il vecchio morso, caro Jimbo, perché qui la situazione è piuttosto tosta in negativo. Andiamo avanti, la Repubblica. Ieri Berlusconi va a Quirinale e chiede tutela politica, ma Napolitano dice no. Pare che l'ex presidente del Consiglio sia andato con la scusa di trattare delle riforme dal presidente della Repubblica e, chiatto chiatto, sotto sotto, gli ha sparato da una parte la possibilità di essere d'accordo su tutto e favorire il passo delle riforme, e dall'altra gli ha chiesto una sorta di protezione politica in modo tale da non avere stravolgimenti dal punto di vista giudiziario. Il lupo non perde il pelo, ma non certo l'appetito ed il vizio. Caro Silvio, rassegnati un pochino, le marachelle le hai fatte e ora stai buono, pigliati anche due patte. Andiamo avanti, il Fatto Quotidiano. Eccolo qua. Ah, qui quei 24 cretini che sono stati beccati oltretutto in un capannone mentre cercavano di allestire una sorta di ruspa per farla diventare un carro armato. Ma questi sono sono veramente degli storti. Secessionisti arrestati, una parte delle forze dell'ordine starà con gli insorti. Ma questa gente qui, ma dove vive? Ma io, ragazzi, ci ho vissuto 10 anni nel Triveneto. Io, gente del genere, ragazzi, non la sopporto, scusatemi, eh. Passiamo avanti. Andiamo a Go News, che sta mettendo in risalto una cosa secondo me giusta: protesta degli addetti delle coop per il trasporto e monteggio mobili di Mondo Convenienza Navacchio. Dovreste sapere che nei bandi pubblici vengono previste tutta una serie di tutele a carico dei lavoratori delle ditte che vincono gli appalti, perché le ditte devono dimostrare, primo, di poterli pagare, secondo, che la paga degli addetti ai lavori rientra nei canoni giusti economico-giuridici. Quindi la cosa però tra privati è molto meno controllata e non è disciplinata da leggi particolari come avviene per esempio per il codice dei contratti. Caro Jimbo, diciamogli anche noi che la gente e gli affari vanno sempre fatti in due, altrimenti se li fa uno solo, o muore l'acquirente o muore il venditore. Mannaggia, diglielo, vai. Jimbo, salutiamo tutti. Ciao, ciao amici, che qui è un bombardamento.